Sono tornati totalmente fruibili, aperti senza limiti, i padiglioni, le cappelle e tutti gli spazi del cimitero monumentale di Cartecchio a Teramo, danneggiati dal sisma del 2016. Un risultato straordinario, insperato, ma attraverso un'operazione che abbiamo messo in campo sia con il commissario Legnini che con la Protezione Civile, Borrelli prima e il dottor Curcio poi, insieme al vice sindaco Giovanni Cavallari, abbiamo consentito la riapertura, l'accessibilità a tutti i padiglioni chiusi a seguito del sisma, mettendo fine ad anni di sofferenza per le famiglie che non potevano visitare i propri cari. Abbiamo restituito rispetto e dignità al luogo del rispetto attraverso un'operazione che ha superato gli errori del passato. La messa in sicurezza che fu fatta allora era una messa in sicurezza puramente interdittiva. Noi abbiamo invece messo in campo una messa in sicurezza che di fatto è una vera prima ricostruzione, probabilmente la prima all'interno del cratere sismico del centro Italia. I lavori di messa in sicurezza e efficientamento sismico dei padiglioni e delle cappelle inagibili come stazione appaltante sono stati realizzati dalla Teramo Ambiente, una scelta quella di affidare l'intervento alla Team che ha permesso di procedere in tempi rapidi l'esecuzione dei lavori realizzati grazie ai fondi stanziati dalla Protezione Civile. Un'operazione che è stata forse unica in Italia, perché la Protezione Civile attraverso il commissario per la ricostruzione ha anticipato i fondi che poi il commissario per la ricostruzione ha restituito alla Protezione Civile. Una messa in sicurezza che ha reso fruibile, che in qualche modo ha fatto con una sola operazione due operazioni, cioè quello di rendere e far tornare nuovamente fruibile i padiglioni che prima erano interdetti ai cittadini. Un risultato importante, un risultato che abbiamo ottenuto sia per la volontà dell'amministrazione comunale ma anche per la bravura dell'ingegner Giosuè, che è stato direttore dei lavori, che ci ha sostenuto in ogni momento, anche per la ditta che ha saputo interpretare veramente le necessità e le esigenze dell'amministrazione comunale. Devo dire che i lavori sarebbero stati molto più veloci se non ci fosse stata questa bolla speculativa sull'edilizia che in qualche modo ha rallentato proprio il reperimento dei materiali, ma nello stesso tempo possiamo dirci soddisfatti perché è un risultato importante che restituisce alla città veramente un luogo così pieno di significato come quello del cimitero.